Cristian Mottillo del Comitato Festa Santa Cristina. Abbiamo parlato di Santa Cristina nel tempo, da quando sono arrivate qui le sue reliquie, alla festa dell'emigrante. Da Sepino sono andati via tantissimi giovani di ieri, ma oggi quei giovani, figli di quei giovani, tornano soprattutto per Santa Cristina. Domani al pranzo ci saranno oltre 30 ragazzi che vengono dal Canada. Sì, esatto, noi siamo molto fortunati perché forse per intercessione di Santa Cristina ancora abbiamo la possibilità di avere dei legami fortissimi con i nostri emigrati all'estero e per fortuna anche i figli, quindi la seconda, terza generazione di questi emigranti sono molto molto legati al culto della Santa e quest'anno ci onoreranno della presenza questi 30 canadesi di cui accennavi, che poi partiranno per la GMG a Cracovia, quindi sono solo di passaggio in quel di Sepino, però per noi è sempre un grande onore. Oltre questo gruppo così consistente ci saranno anche ovviamente altri provenienti dal Nord America, dal Sud America, collettori sparsi in Italia, perché ci teniamo a precisare, siamo uno dei pochi paesi ancora da conservare e forse uno dei primi ad avere questa festa dell'emigrante e quindi siamo orgogliosi, ci teniamo ancora, ci sarà la celebrazione alle ore 11 in chiesa, riserviamo loro ancora una grande accoglienza e quindi questo ci motiva perché non possiamo perdere questi contatti preziosi con tutti loro. L'emozione più grande è vedere unito tutto il paese, dai grandi fino ai piccolissimi che abbiamo visto l'altro giorno impegnati nella rappresentazione teatrale. Sì, la rappresentazione ha proprio questo come obiettivo primario, quello di aggregare, di come dire, costituire questa comunità che non è così tanto numerosa, noi abbiamo solo 2000 abitanti, però prendono parte a questa rappresentazione intorno alle 60-70 unità, quindi trovare in questo piccolo borgo 60 persone che partecipano attivamente non è semplice. L'organizzazione è sempre con grandi sforzi, anche quest'anno è riuscita a mettere in scena la settima edizione, siamo soddisfatti perché è riuscita pienamente, c'era moltissima gente, quindi contenti. Rita Vignone, vicepresidente dell'Associazione Culturale Mefite, un'associazione giovane che si occupa di tanti aspetti qui a Sepino. Ovviamente non poteva mancare oggi nella giornata dedicata alla Santa Patrona, Santa Cristina. Certo, beh, la nostra bella Sepino comprende tante cose, tra questo l'associativismo e quello a cui tengo di più è far presente, far capire un po' a tutti che Sepino si sta unendo in un modo incredibile. Forse andiamo un po' controcorrente, ma ben venga tutto questo. Sì, la nostra associazione culturale Mefite si occupa di diversi aspetti. Non so, collaboriamo ecco, con la festa patronale della nostra Santa, collaboriamo con altre feste e poi con manifestazioni culturali di ogni genere, ma non solo, come tutte le altre associazioni e comitati collaborano con noi. Ma volevo sottolineare questo, che non è solo festa, non sono solo manifestazioni culturali, ma bensì noi cerchiamo di fare attivamente qualcosa e siccome l'unione fa la forza, stiamo sperimentando questo, stiamo sperimentando veramente la possibilità, perché da soli non si va da nessuna parte, non una sola associazione, non un solo comitato, questo è da escludere, però insieme possiamo fare tante cose, abbiamo tante belle idee, tante belle iniziative e queste idee man mano cercheremo di realizzarle e non è più un'utopia, ci crediamo veramente, ci crediamo tutti. Susanna Pescetti, direttore della banda di Conversano, oggi qui a Sepino con la sua banda, una grandissima banda conosciuta in tutta Italia, oggi qui a suonare in onore di Santa Cristina. Sì, è il secondo anno che vengo in questa cittadina splendida e oggi ho avuto la fortuna di andare a vedere gli scavi
una cosa meravigliosa, di un'emozione unica. Non ho voglia di venire in questa piazza, poi grande sapore, grandi odori, grande acqua, grande gente, grande, veramente grande tutto. La sua banda è una grande banda, abbiamo detto. Come è formata, da quanto tempo c'è? Beh, è una banda storica, credo che abbia oltre un secolo e mezzo. Per me è un grande onore poterle dirigere, un privilegio anche. Una banda di giovani studenti di conservatori, cioè diplomati nei nostri conservatori, sì. Quasi tutti ormai sono ragazzi che hanno fatto un percorso scolastico importante, diciamo, sì. Rocco Eletto, direttore della banda di Gioia del Colle, oggi dopo tanti anni la sua banda è tornata a Sepino? Sì, senz'altro. E in verità siamo venuti anche altri anni con l'altro nome di Noi Cattaro. E io poi in modo particolare ormai sono 20 anni che vengo in questa meravigliosa piazza e devo dire che è una delle piazze più importanti del Molise, dove appunto c'è ancora questa tradizione bandistica. Quest'idea delle due bande durante la giornata principale della festa, quindi veramente sono onorato e orgoglioso di essere ancora qui ancora una volta. Appunto, a Sepino è uno dei pochi paesi che mette ancora insieme due bande. Le due bande come lavorano insieme? Ma sicuramente con spirito goliardico, come per le squadre di calcio c'è sempre un po' di sana competizione, però è sempre molto bello perché questo dà modo a tutti quanti di dare il meglio di sé, per cui è veramente una gran bella giornata, insomma, quando ci troviamo sempre con altre bande, poi bande di lustro come questa di Conversano, ci dà la possibilità appunto di esprimerci al meglio. Il galà della serata naturalmente sulla cassa armonica, dove appunto ci alterneremo nei vari brani, un brano sinfonico a testa e poi un brano lirico a testa. E poi ci saranno i fuochi d'artificio, quindi avrete modo di vedere il tutto, insomma. In questa giornata così importante per Sepino, in cui si festeggia Santa Cristina, la patrona, non poteva mancare un sepinese che ha radici importanti, Giulio Capone, nipote di Vincenzo Tiberio, lo scienziato che tutti conosciamo, scopritore dell'antibiotico della penicillina. Siamo proprio davanti alla sua casa, dove Vincenzo Tiberio nacque nel 1869, ed oggi Sepino lo ricorda sempre con entusiasmo. Sono contento di poter parlare sempre di Vincenzo Tiberio, che è mio nonno, e poi in questa giornata così particolare, così intensa, che rappresenta il clou poi delle manifestazioni dell'anno, inserire anche il ricordo di Vincenzo Tiberio per me è un grande onore. Vincenzo Tiberio, abbiamo detto, fu uno scienziato, in quella casa è nato, è cresciuto, poi ha studiato a Napoli. Lei l'abbiamo vista nei telegiornali nazionali che racconta della scoperta di suo nonno. Quanto è importante ricordarlo anche in un piccolo paese, quello che gli ha dato i natali? Nel senso che ricordare questa figura per me è importante in tutti i sensi, ma perché parlare di Sepino? Sepino, secondo me, per lui ha costituito l'elemento base importantissimo della sua scoperta, soprattutto perché veniva da una famiglia di grande cultura, ma non bastava. È proprio all'interno di questo contesto, un contesto sociale, un contesto, diciamo, come regione, non poteva, secondo me, Vincenzo Tiberio non poteva non nascere qui per fare questa grande scoperta.